Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi dei prodotti top e flop del periodo, quindi promossi e bocciati. Come sempre giù nell'info box trovate i link di quasi tutti i prodotti che vi mostro. I link vi rimanderanno al mio blog dove potete trovare inci, prezzi, dove acquistare vari prodotti, eccetera. Allora, voglio partire da una linea che mi è stata omaggiata da Natura House e sono prodotti che io sto utilizzando ogni giorno da quando mi sono arrivati e ho un'idea ben precisa appunto di questi prodotti perché è credo più di una settimanetta che li sto utilizzando tutti i giorni e quindi appunto volevo parlarvene. Parto da due prodotti corpo, anche qua nel mio blog trovate tutte le varie informazioni sia per quanto riguarda l'azienda sia per quanto riguarda questa linea che è una linea appunto biologica con pack che non sono in plastica. Allora parto dal emulsione corpo e doccia scrub. Allora, il doccia scrub è un prodotto molto utile in questo periodo estivo perché è un prodotto che può essere utilizzato ogni giorno ma che allo stesso tempo è delicato. Si tratta appunto di un gel doccia con una profumazione molto dolce ma non stucchevole. All'interno di questo gel doccia ci sono dei microgranulini di semi di uva. Questi granuli si avvertono nella pelle, si sente, quindi non è un peeling di quelli super delicati che quasi sembra di non averlo fatto. Si avverte, però appunto rimane delicato, lava benissimo la pelle, non la secca, non la tira, è un buonissimo prodotto e appunto è utile in questo periodo di caldo dove magari si ha la pelle un po' più secca, questo ci aiuta a mantenerla più morbida. Ogni volta poi che esco dalla doccia vado ad applicare l'emulsione corpo. Questa qua è idratante con estratto di rosmarino, ha una buonissima profumazione, molto naturale, si avverte il rosmarino ma non sembriamo delle patate arrosto, ecco, quindi la profumazione a me piace molto. È un'emulsione molto leggera, molto fresca ma allo stesso tempo è molto idratante, si sente che va a nutrire a fondo la pelle, si assorbe in fretta, non fa scia bianca, non appiccica, quindi è ideale sia per il caldo ma anche per quando siamo di fretta e vogliamo rivestirci subito. Secondo me è adatta per tutte le stagioni, veramente molto buona. Passando invece a prodotti per il viso, allora acqua micellare, questa qua con estratto di menta rinfrescante, allora strucca molto bene sia il viso che gli occhi, è rinfrescante, l'unica cosa però è che mi brucia leggermente gli occhi, ma non è un problema che associo direttamente a questo prodotto perché io in questo periodo sto facendo una cura perché ho gli occhi un po' infiammati, devo prendere due colliri per un mesetto, quindi mi dà fastidio qualsiasi cosa e appunto la colpa di questo bruciore secondo me non è dovuta al prodotto ma al problema che io ho. Comunque continuerò a utilizzarlo e poi magari evitando gli occhi e poi una volta guarita riproverò a utilizzarlo sugli occhi per vedere se il problema è risolto. Comunque buonissimo prodotto, toglie bene tutto e quindi anche questo è un promosso. Sempre per quanto riguarda il viso abbiamo la maschera viso, questa qua è con estratto di cetriolo purificante, è un gel abbastanza liquidino, freschissimo sulla pelle, veramente fresco, va lasciato in posa 10 minuti circa, lascia la pelle bella tonificata e rinfrescata e secondo me va anche a calmare e a lenire i rossori. L'effetto purificante non l'ho visto in modo particolare ma mi piace proprio per questa azione calmante e rinfrescante, adattissima per il caldo. Sempre per quanto riguarda il viso, un altro prodotto buonissimo è questo gel contorno occhi. Questa con barbabietola rivitalizzante, anche qua è un gel, questo è un gel denso che va a rigenerare il contorno occhi, a tonificare, a compattare, è un prodotto appunto leggero perché è un gel, è idratante ma non è un prodotto super nutriente, quindi se avete il contorno occhi molto secco vi consiglio altro, però questo veramente lo va a compattare, proprio per la sua consistenza è adattissimo per il giorno, magari poi per andare se si vuole
truccare gli occhi, questo è veramente molto leggero, nonostante sia comunque idratante e tonificante, molto buono. A me piace utilizzarlo anche la sera perché appunto mi dà questa sensazione di sollievo e di freschezza al contorno occhi. E poi il prodotto che sto amando più di tutti è questa crema viso con estratto di carota antiossidante, è una cremina fluida, anche qua si assorbe rapidamente, non fa scia bianca, non unge, non appiccica. Io ho una pelle mista, normale mista, in estate tende a buttare fuori tutti i prodotti, questa però no, la utilizzo tutte le sere, ma a volte anche il giorno è capitato di utilizzarla, non ho avuto problemi. Qua è presente anche il burro di karité e l'olio di mandorle, mi sembra. Nonostante questo, la trovo una crema fantastica perché va a nutrire bene la pelle, ma non l'appesantisce per nulla, quindi mi sta piacendo tantissimo. Ultimo prodotto di questa linea è la crema Mani, anche questo un ottimo prodotto, mi piace molto. Questa è una crema un pochino più corposetta, va massaggiata leggermente, ma idrata benissimo le mani. La vado a mettere la sera prima di andare a letto e le mani risultano essere più morbide, nutrite, belle lisce, e a volte quando sento le mani particolarmente secche ne vado ad applicare un pochino di più in modo da fare una specie di impacco notturno. Mi piace tantissimo, tra l'altro credo di aver superato la metà, veramente un'ottima crema. Sempre per quanto riguarda il viso, passando però ad altre marche, allora un altro prodotto che mi è stato inviato e che mi sta piacendo tantissimo è la lozione per il viso di Martina Gebhardt. Questa è per pelli giovani e attive. È una crema dalla consistenza molto strana perché ha un'emulsione leggero, ma a contatto con la pelle durante l'applicazione sembra quasi burro, non perché diventa pesante sul viso, ma proprio per la consistenza. Anche qua, quando ho visto burro di karité, quando ho iniziato a spalmare e sentire questa consistenza, mi sono un po' spaventata. In realtà è ottima, si assorbe benissimo, non fa scia bianca, la pelle proprio la beve e non mi lascia per niente unta, la pelle non è appesantita. Questa è ideale per pelli miste ed effettivamente è ottima. Mi piace anche il dosatore perché permette di applicare la quantità di prodotto che non si vuole, quindi è un ottimo dosatore. La boccettina è in vetro. E devo dire che anche questa è ottima. Questa la vado ad applicare invece il giorno, mentre l'altra che vi ho fatto vedere prima, che è questa qua, la vado ad applicare la sera. Poi a volte le scambio, però diciamo questa è per il giorno e questa è per la sera. Mi sono fatta questa routine e mi sto trovando molto bene. Poi un prodotto che sto utilizzando per il viso è questa crema solare antimacchie, protezione 50 più raggi UVB, UVA e UVA lunghi. Questa qua è di Garnier Ambra Soleil. Questa mi piace particolarmente perché proprio per la mia pelle mista non sono mai riuscita a trovare una protezione solare che non mi facesse appunto sudare la faccia. Non ne ho mai trovata una. Questa è ottima perché non mi fa sudare la faccia e non mi fa scottare. La utilizzo sia durante il giorno quando devo uscire, sia al mare proprio come protezione solare e mi trovo benissimo. È un fluido super super liquido, molto leggero sulla pelle, ma veramente ottimo perché appunto non va ad appesantire la pelle, ma la protegge benissimo. Quindi al di sopra possiamo applicare il trucco o semplicemente niente, ma in ogni caso è ottima. L'ho trovata al Tigotà in sconto, costa pochissimo, credo che a prezzo pieno sia sulle 8-9 euro, una cosa del genere, comunque poco ed è fantastica, ne basta pochina e mi trovo veramente molto bene. Per quanto riguarda invece le labbra, un prodotto che a me non sta piacendo e sinceramente non so neanche se lo finirò perché è proprio difficile per me utilizzarlo, è questo lip balm con olio d'oliva e melograno di Eco Cosmetics, acquistato su Eccoverde. Non mi piacciono molte cose di questo prodotto. Allora, mi piace che non abbia una profumazione, però non mi piace intanto la forma dello stick perché sembra un rossetto ed è scomoda per quando devo andarlo ad applicare sul labbro di sopra. Non mi piace, però questa è una cosa mia, magari altre persone si trovano
trovano bene con questa forma. E poi ha una consistenza oleosa sulle labbra, anche se non se ne va poi in giro per la bocca, nel mento, rimane lì. Però ecco, una volta assorbita questo olio, le labbra sono come prima, non le ammorbidisce, non le nutre, non le idrata, il nulla, quindi come non metterlo? E non lo trovo neanche così confortevole sulle labbra, perché si sente questa patina un po' oleosa e quindi sinceramente non credo neanche di finirlo. Per quanto riguarda i denti, mi ritrovo a bocciare questo Colgate Smile for Good, è quello certificato EcoCert, che a me non sta piacendo e non vi saprei neanche spiegare il perché. Allora, intanto la consistenza è un gel quasi trasparentino, fa pochissima schiumetta e già la consistenza a me non piace, questi gel trasparentini a me non piacciono come per i dentifrici. Ha un sapore sì fresco, ma nulla di che. Io non a me non piacciono il sapore, le profumazioni forti di menta per quanto riguarda i dentifrici, però neanche così, ecco, è una sensazione di freschezza che però rimane per poco tempo, non mi dà la sensazione di avere i denti ben puliti, quindi per me è un no. Poi, per quanto riguarda mani, e poi passiamo al corpo, gli ultimi tre prodotti. Allora, questa mini taglia della crema Duft & Doft, non so come si pronuncia, questa è una crema nutriente alla rosa. Allora, l'inci di questo prodotto non sono riuscita a trovarlo da nessuna parte, avevo trovato una foto dell'inci su internet ma era scritto piccolissimo, non ci vedevo niente, ma dalla consistenza non credo che sia un prodotto naturale, mi sembra di sentire appunto la paraffina, crea una patinina. Comunque è una crema molto leggera, profumazione buonissima, si assorbe alla velocità della luce ma non fa assolutamente niente, non nutre, non idrata, non ammorbidisce, niente, quindi la utilizzo durante il giorno proprio perché per finirla, ma non mi sta piacendo. È una taglia piccolina, quindi appunto la finisco tranquillamente, se era una taglia più grande probabilmente l'avrei buttata via, e inoltre questo marchio non costa neanche poco, quindi assolutamente no. Poi un prodotto che mi sta piacendo molto è il deodorante della Sien della linea Hello Sunshine, questo qua. La profumazione di questa linea è buonissima, ma non so descriverla, è estiva, ma non mi ricorda il mare, la spiaggia, no, semplicemente è una profumazione estiva, fresca, buona, ma non so descriverla. Questo deodorante mi piace perché mi tiene tante ore, non dico tutto il giorno, ma tante ore, non mi dà problemi di bruciori, neanche dopo la rasatura, non mi crea irritazioni e quindi mi sta piacendo molto. Inoltre non macchia le ascelle, non macchia i vestiti, costa pochissimo. Se dovessero far riuscire questa linea o dovessi trovare qualche pezzo nell'angolo dell'occasione, sicuramente lo vado a ricomprare. In più non ha microplastiche, quindi un ottimo prodotto. Sempre della stessa linea, un prodotto che mi sta piacendo molto, che è vegano, è questo gel doccia. Ne basta pochissimo, in più con la spugna in retina che utilizzo ne basta ancora meno, fa tanta schiuma, non secca la pelle, lava molto bene e appunto dà questa sensazione per via della profumazione di freschezza, non lo so, mi rilassa anche, quindi molto buona, ma anche qua non saprei descriverla, però molto molto buono, anche qua costa poco, se lo trovate ve lo consiglio anche questo perché non è male. C'era, mi sembra, anche uno spray per i capelli, quello non l'ho preso, ho preso solamente queste due referenze, ma sono secondo me ottime. Bene, quindi questi erano i miei prodotti promossi e bocciati del periodo, fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti o se avete qualcosa da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!